Gli abitanti di San Marino sono in festa. Con il consueto fastoso cerimoniale ha luogo l'insediamento dei nuovi capitani reggenti della piccola antica repubblica. Dopo la messa celebrata nella Basilica del Santo Patrono, il corteo raggiunge il palazzo pubblico. Nello splendido salone sono presenti i rappresentanti del corpo diplomatico e consolare. L'onorevole Bedovato, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, pronuncia il discorso ufficiale. I nuovi capitani reggenti sono il geometra Domenico Forcellini e il geometra Francesco Valli. Dopo il giuramento essi ricevono il collare di Gran Maestro dell'Ordine Equestre di San Marino, simbolo del supremo potere, da Giovanni Vito Marcucci e Pio Domenico Galassi, i due capitani uscenti.